adesso dove farò la sua partita di Siena. Per la prima volta giochiamo contro una squadra di una fisicità secondo me abbastanza superiore a noi, come è superiore a quasi tutta la squadra del campionato. Sono veramente bravi a livello difensivo, dove riescono a chiudere l'area e a recuperare sempre tutte le situazioni di svantaggio che la squadra avversaria crea, e non è una cosa comune da affrontare, cioè sono situazioni difensive cui tu in attacco difficilmente trovi fino adesso tra campionato e coppa. Mi sembra che in questo momento sia la squadra probabilmente insieme a Brindisi più intensa del campionato, dove sta facendo vedere un netto miglioramento durante il periodo da quando è iniziato fino adesso. E per noi è un test molto importante, perché ci fa vedere realmente a che punto siamo e come riusciamo a giocare contro una squadra così ben organizzata, così forte, così ben allenata, con un taglio fisico e un'atleticità che è al di sopra di quello che normalmente si trova. Poi è stata una felicità per quanto riguarda proprio i contatti, le botte, una partita molto maschia. Loro hanno un'atleticità nel toglierti le linee di passaggio, nel chiudere tutte le penetrazioni con 5 uomini, nell'occupare degli spazi dove non ti lascia una circolazione di palla facile, dove ogni ruolo loro comunque ti sovrastano fisicamente, perché hanno Green e Premaker come 90, anche nella guardia che arriva quasi a 2 metri, hanno una ala piccola di 2 metri, Rest nel 4, Hunter nel 5, cioè in ogni ruolo loro sono più forti fisicamente, sono più fisici e soprattutto hanno questa atleticità anche molto ben allenata, dove ti forzano a fare alcune cose per poi fisicamente indurti all'errore in attacco, per far sì di poi recuperare, perché hanno questi grandi mezzi atletici, quindi è leggermente diversa. Quindi dici che Siena è cambiata, però allo stesso tempo il marchio di fabbrica dell'intensità difensiva è rimasto quello, insomma l'impronta, ecco. Sì, nettamente, mi sembra che le scelte che loro hanno fatto sono scelte molto chiare, cioè hanno preso della gente che in primis è atletica, che può correre, che può così avere questa grande forza. Vigiano, Cornu, Ortner, per parlare di Carter, di Hack, di Green, insomma tutta gente che secondo me è stata scelta proprio per questo discorso. Poi in attacco sono abbastanza particolari, perché giocano molto 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 sul perimetro, tutto di movimento, tutto nel prendere vantaggi in pick and roll in movimento, e cercano di prendere un vantaggio per farti rincorrere sempre, e quindi dobbiamo essere molto bravi a livello sia tecnico che tattico, ma anche a livello di grande energia.